Sergio Batino, sindaco di Castiglione del Lago. La città ospiterà la 16ª Strasimeno, una manifestazione sportiva che è giunta alla 16ª edizione, quindi un bel traguardo per la sua città. Ma intanto è tutto il Trasimeno che ospita questa manifestazione, non è solo il nome ma appunto tutto il territorio coinvolto, e noi crediamo che lo scenario sia lo scenario più straordinario per una manifestazione di questo genere. C'è un altro motivo per cui questa iniziativa quest'anno è particolarmente importante: abbiamo bisogno di dimostrare che il nostro territorio è intatto e funzionale, che non ci sono problemi e che aspettiamo tanta e tanta gente come c'è stata prima del terremoto, quindi un segno di normalità come esiste la normalità nel nostro territorio. Credo che questa manifestazione abbia tutte le condizioni per diventare una classica nazionale, proprio per la scenografia in cui si svolge, e credo che i numeri stanno dimostrando appunto che ogni anno ci sono più atleti. Eugenio Rondini, vice sindaco di Passignano sul Trasimeno, e alla presentazione della 16ª Strasimeno. Questa manifestazione ovviamente interessa tanti diversi comuni intorno al lago e anche appunto Passignano sul Trasimeno. Beh sì, Passignano è un comune che riceve molto dalla Strasimeno perché ha il traguardo della 21 km, è il traguardo più partecipato. È un evento che praticamente dà inizio alla stagione turistica del Trasimeno, ci sono oltre 2000 partecipanti che creano un indotto di oltre 5000 persone, quindi ovviamente una boccata d'ossigeno per i nostri operatori. Questo è un evento che col passare degli anni ha avuto un'evoluzione, dalle poche centinaia di partecipanti arriviamo appunto a migliaia, e sicuramente sarà sempre un crescendo e un'occasione importante per il territorio. Ecco, i cittadini come accolgono questa manifestazione? La mezzamaratona è proprio una gara di quelle, come diceva, più partecipate. Sì, appunto per questo, essendo una delle più partecipate, poi l'arrivo è in Piazza Garibaldi, quindi un ambiente molto caratteristico, e i passignanesi anche, ormai è un evento che è stabilito sul calendario, e i passignanesi escono la domenica mattina per vedere la Strasimeno, e quindi diciamo che è un appuntamento sportivo, goleartico, turistico, culturale, è un appuntamento importante per il paese. Invitiamo quindi anche a fare il tifo un po' per chi non correrà, insomma. Certo, invitiamo tutti a fare il tifo, soprattutto i ragazzi più giovani, per i messaggi che manda la Strasimeno, e infatti per questo coinvolgiamo spesso e volentieri le scuole su tutti gli eventi sportivi di Passignano. Cristina Tuffo, assessore agli eventi del comune di Magione. Anche il vostro comune quindi viene toccato da questa bellissima manifestazione sportiva che è Strasimeno. È giunta alla 16ª edizione, quindi siamo pronti a dare il via. Sì, siamo molto felici di ospitare come tutti gli anni la Strasimeno, e come tutti gli anni il comune darà il supporto logistico necessario per lo svolgimento della manifestazione. Quest'anno sottolineerei il particolare rilievo anche a livello turistico che questa manifestazione potrà dare, visto, diciamo, il calo di presenze che abbiamo sul Trasimeno dovuto un po' ai discorsi relativi al terremoto, e quindi siamo ancora più orgogliosi di avere questa manifestazione che con le sue 2000 partecipazioni sicuramente porterà un indotto al turismo importante.